Faccio questo breve video per mettervi a conoscenza della decisione della comunità africana tutta intera residente in Italia di fare una marcia della pace, una manifestazione di pace il 2 marzo 2019 a Roma. Questa marcia ha solo un obiettivo: attirare la coscienza pubblica, attirare l'opinione pubblica su quello che succede realmente in Africa e quali sono le vere cause dell'immigrazione. Perché, come l'ho sempre ripetuto, finché l'Africa sarà in questa condizione, finché all'Africa sarà imposto questo sistema monetario e economico, l'immigrazione non si fermerà mai, perché chiunque ha fame, chiunque è perseguitato, chiunque vive in condizione di non vita, cercherà il modo di partire. È un istinto naturale di sopravvivenza. Quindi noi africani d'Italia abbiamo deciso di fare questa manifestazione il 2 marzo a Roma. Io approfitto per invitare tutta la società civile italiana che sia una festa colorata dove africani, italiani, tutti insieme diciamo no a questo brigandaggio francese in Africa. È l'unico modo di fermare l'immigrazione, è l'unico modo di fare vivere i nostri popoli in sintonia, in simbiosi, ognuno in dignità e in pace a casa sua. Vedo tutta la manipolazione mediatica che il sistema francese sta cercando di mettere in atto, video elaborate dal Quai d'Orsay. Vedo tutti questi negrieri neri, abusivamente chiamati presidente, che escono per cercare di difendere questo sistema monetario d'origine nazista. Vedo anche nella politica italiana persone che cercano di sostenere questo crimine contro l'umanità. Quindi vi dico, è una guerra contro i popoli. È il popolo italiano, il popolo africano, i popoli occidentali. Assieme ci dobbiamo dare la mano per fare finire questo brigandaggio, questo crimine contro l'umanità. Siamo stanchi di vedere esseri umani morire in mare, cadaveri che spuntano da tutte le parti. Vai in giro nelle grandi città d'Occidente, vedi giovani africani buttati allo sbando. Per fare finire tutto questo ci dobbiamo alzare tutti assieme, dandoci la mano e dicendo no a questi crimini, dicendo no ai trafficanti di esseri umani. È l'unico modo di dare una possibilità ai nostri popoli di vivere in pace e in dignità, ognuno a casa sua. Io vorrei che quando un africano viene in Italia è per visitare le bellezze di questo paese, che è un museo a cielo aperto, per degustare la cucina mediterranea. Come gli occidentali vanno in Africa a fare le vacanze, noi vogliamo avere la possibilità di venire qui per visitare, per divertirci e tornare a casa nostra. Non essere costretti a prendere delle barche in mano a schiavi, a criminali che vivono di traffico di esseri umani. Tutto questo si può fermare, se riusciamo a fermare i crimini della Francia. In Africa non c'è un'altra soluzione. Noi diciamo no al franco CFA, che è una moneta d'origine nazista, che tutti sanno oggi, nessuno può dire non essere al corrente di questo sistema che viene da quello che Hitler faceva a tutti i territori che occupava, mettendosi nel cuore dell'economia, imponendo questo sistema monetario che all'epoca chiamavano il sistema clearing, che oggi la Francia chiama i conti d'operazione. È lo stesso identico sistema. È l'unico modo di dare possibilità agli africani di vivere in pace a casa loro e fare cessare questa cosa. Finché questo brigandaggio internazionale continuerà, l'immigrazione non si fermerà e nessuno sarà in pace, perché gli africani verranno. Nessuna voglia di lasciare casa sua, i suoi cari, la sua famiglia, per ritrovarsi altrove, costretto a vivere in condizioni di non vita. Se uno lo fa è perché è costretto. E l'unico modo di fermare questa cosa è manifestare in modo pacifico, ma in modo determinato e inflessibile, dire no, basta, questa cosa non può più continuare. Quindi ripeto, il 2 marzo saremo tutti a Roma, tutta la comunità africana, e invitiamo la società civile italiana ad aggiungerci a noi per questa grande manifestazione, questa grande marcia di pace colorata. Sarà una grande festa.
Dobbiamo darci tutti la mano e rivolgersi ai potenti del mondo per dire basta con questo crimine contro l'umanità. Non possiamo più andare avanti, questa cosa non regge più. È tempo di cambiare paradigma, è tempo di mettere la dignità dell'essere umano al centro di tutte le nostre azioni. Ecco quello che avevo da dirvi stamattina. Spero che molti italiani si affiancheranno a noi per questa manifestazione. Vi auguro buona domenica a tutti e grazie per tutto quello che state facendo per noi. Buona domenica.